Ragazzuoli miei, io sono Nevermind, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro dove ottenere una delle ceneri di guerra più forti e utili all'interno di Elden Ring, chiamata Tish dei Neri Coltelli. Questa evocazione leggendaria è veramente una roba assurda e sarà in grado, una volta lanciata in campo, di cambiarvi e risolvervi in meglio molte boss fight o situazioni complicate. Tish è agile, abbastanza resistente, difficile da colpire per la maggior parte dei mob ed è in grado di attaccare in velocità il vostro avversario, portandolo con la giusta combo anche allo stordimento a terra. Questa cenere però non è in grado di causare ingenti danni su singolo hit. Ce ne sono di migliori se puntate su quello. La forza di questa evocazione sta però in altro. Tish infatti dispone di un'abilità speciale, la stessa dell'arma coltello nero che si può prendere all'interno del gioco. Questa abilità è chiamata Lama della Morte, un proiettile di fuoco nero lanciato sul proprio avversario, in grado di ferirlo inizialmente e di causargli danno nel tempo. Oltre a questo sarà anche e soprattutto in grado di ridurgli i punti vita massimi, rendendolo momentaneamente più debole e facile da uccidere. Ed è secondo me qui che l'evocazione dà il meglio di sé. Se usata negli scontri singoli darà il via al fight lanciando proprio questa abilità e iniziando a colpire il nemico saltellandogli intorno. Prenderà spesso l'attenzione dell'avversario e voi sarete in grado di attaccarlo col vostro massimo DPS, riuscendo magari ad ucciderlo visto i suoi HP diminuiti. Ma dov'è che si può prendere questa cenere? Dov'è che si ottiene Tish dei Neri Coltelli? Bisogna arrivare, e questa cosa non è immediatissima, alle rovine lunari, sopra quest'alto piano che vi sto mostrando ora. Non ci si arriva però da sotto, ragazzuoli, da Liurnia, dove sto io adesso, dalla parte bassa, ma ci si arriva esplorando la zona sotterranea del fiume Ainsel, accessibile da questo ascensore. Esplorando il sottosuolo arriverete prima o poi al lago putrescente, che vi condurrà tramite questa bara ad una delle boss fight principali di questa zona. Ovviamente non vi faccio spoiler, ma una volta sconfitta avrete accesso a questo ascensore che vi condurrà all'altopiano. Una volta che siete in questa zona dovrete trovare la galera eterna del capo, che è posizionata sulla sinistra. Io ve lo dico ragazzuoli, preparatevi ad una delle boss fight più impegnative e tecniche in questo percorso. Personalmente ci ho messo un pochino, però devo dire che mi ha divertito, ovviamente non ve la spoilerò neanche questa. Una volta conclusa la vostra ricompensa sarà appunto Tish dei Neri Coltelli. Come vocazione penso che sia abbastanza forte e utile soprattutto sul singolo target, non utilizzatela, io ve la sconsiglio, contro gruppetti di nemici perché l'intelligenza artificiale del mob di Tish va un pochino a casaccio, utilizzatela quando avete un mini boss unico o una boss fight un pochino più impegnativa. Devo dire che mi ci trovo tutt'oggi bene e mi ha risolto un quantitativo di fight senza pari. Penso anche che per quanto sia forte, in un certo senso dopo tutto questo percorso, sappiate che per arrivarci dovrete battere un paio di boss fight, compresa quella unica appunto della galera, ce la siamo più o meno guadagnata questa evocazione, quindi se è forte è perché per prenderla magari abbiamo sudato un pochino. Io comunque spero di esservi stato utile con questo video, fatemelo sapere tramite un like o un commento qui in basso, prendete anche magari in considerazione l'iscrizione al canale per supportarmi. Io vi ricordo che se avete bisogno di un consiglio, di una mano su qualche boss fight, su qualche zona, potete chiedere tranquillamente sui vari social linkati in descrizione, c'è il gruppo Telegram che ormai siamo più di 350 e vi ricordo che è tutto spoiler free. Noi ci vediamo questa sera alle 8:30 con la live su Elden Ring, io vi ringrazio per l'attenzione, un abbraccio caloroso, al prossimo video, ciao ciao!